Ciao a tutti cari amici, buon lunedì e finalmente una settimana piena di live e di video su YouTube. Dopo un febbraio veramente incredibile, pazzo, come detto fra Ocic, nazionale italiana, Bochum, finalmente abbiamo una settimana dove potremo ritornare in maniera continuativa a fare live e a fare video. Ed eccoci qua, siamo qui per giocarci il team che ha trionfato, stratrionfato in prima e seconda posizione in quel di 42 Firenze Cup, il torneo che abbiamo fatto questo fine settimana passato, nello specifico il sabato, e che ha visto in prima e seconda posizione Ivan Vespa trionfare su l'amico Filippo Mazzurana, che si sono preparati insieme e si sono presentati appunto con questo team. Io ve lo voglio proporre perché è molto interessante, perché il ritorno di Dredno non era scontato. All'intervista post partita, per chi avesse visto lo stream, Ivan ha detto: beh, invece di giocare Palafin, che è fortissimo, niente da dire, volevamo un Pokémon in grado di poter sfruttare la Rain alla vecchia maniera, in modo da poter pronti via essere subito una threat per l'avversario senza dover switchare contro switchare. Ed ecco Dredno, che aggiungo io peraltro è ottimo, perché con Frana va a colpire in maniera super efficace con la tipologia roccia tutti quei Pokémon che nella Weather War vogliono mettere la sabbia negli ingranaggi di Pelipper, su tutti ovviamente Torkoal e la miriade di Terra Fire che girano, e adesso girano e non pochi Sun Team, dato che c'è lo Zodder paleolitico, come lo chiama Flavio, che è particolarmente popolare. Detto questo, signori, io voglio vedere come va in questo free battle spot. Il codicino BXFFBV è offerto direttamente da Ivan e da Filippo, che vogliono fare un regalo alla community. I miei due studenti della Team Aqua Research Lab si sono fatti valere e la cosa mi fa veramente piacere. A proposito di Team Aqua Research Lab, tenete sotto controllo le prossime settimane perché annunceremo qualcosa. Ma detto questo, iscrivetevi, mi raccomando, se ancora iscritti non siete, ve lo chiedo cortesemente, nonché vi ricordo, prima di dare il là all'intro e al video nel suo complesso, che su Pumpling, laddove potete trovare una miriade di fantastiche magliette, gadget, qualsiasi altra cosa di ogni genere, fantasy, cultura pop, avete anche una mega promo con felpe a 30 euro, due felpe a 30 euro, quindi potete con il codice sconto Pardini, ad esempio, prendervi due felpe a 30 euro a vostra scelta e un paio di calze gratis, a vostra scelta peraltro, quindi non è che vi venga messe nel pacco e scelgano loro. Mettete nel carrello due felpe, un paio di calze che volete voi, mettete il codice sconto Pardini e vi portate tutto a casa a 30 euro, peraltro con spedizione gratuita e veloce. La roba è qualitativamente ottima, insomma Pumpling ormai lo conoscete tutti. Io qua sotto al primo commento vi lascio il link diretto, perché so che siete belli pigrotti come il sottoscritto. Detto questo, le veline, e partiamo a menare con Dredno. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Allora, Arcanine, Flutterman, Gotitel, Among Us, Iron Bundle e Iron Hands. Ecco, vedete qui ad esempio, con Palafin non avremmo potuto prendere e partire perché c'è Gotitel, ce lo trappa, non possiamo uscire. Invece abbiamo un'opzione in più per quanto concerne la possibilità di poter usare anche Dredno. Quindi vediamo. Chiaro, Goldengo sembra essere una lead più valida ancora. Facciamo forse un po' di fatica con Fluttercoso. Abbiamo anche Invertivolt volendo, da poter voler sfruttare. Qui ce n'è diverse di cose da poter voler sfruttare, decisamente. Anche Bucks lead non è male, però dobbiamo ovviamente terracristallizzare. Proviamo così. Peraltro lidando di Goldengo, se lui lida di Gotitel possiamo prendere e uscire dal campo. Dai,
Mi raccomando, non fate mancare il vostro mi piace, il vostro commento, a maggior ragione che veniamo da un periodo di altalenante attività qua su YouTube. E insomma, voi che frequentate tanto le piattaforme ormai sapete quanto gli algoritmi siano particolarmente segnanti. Novità dall'ultimo aggiornamento: come potete vedere, non si gioca più solo esclusivamente nel campetto della scuola, ma si gira fortunatamente un po' tutti i campi della regione. Questa è una cosa, insomma, che apprezzo. Ma a me una Shadow Ball dritta per dritta, chi me la vieta? Ma vi dirò, anche un plot. Anche un plot. Protect plot. Protect plot. Chi me lo vieta? Tanto lui mi sbrucia pela Bax. Tanto fare una Shadow Ball è inutile perché non killiamo, quindi tanto vale. Ok. Ok. Insistiamo nella slot di Eisenhand. Sword Dance non me l'aspettavo, vi dico la verità. Lui qui ha paura di prendere una fiammata di Shadow Ball a più 2. Ma noi la fiammata gliela regaliamo qui. Speriamo non abbia la Citrus. Lui non è a V e noi siamo a più 2. Dannazione. Bel turno 2. Buono. Vedete, giocare durante la Golden Hour con Goldengo non è mai male. A proposito, io non ve l'ho detto, ma stasera ci vediamo alle 18 sul canale. Oggi niente live alle ore 14. Io direi che Megitrain più Gelo Lancia fanno il loro porco lavoro e anche il nostro avversario è d'accordo. Win. Andiamo alla prossima, così subito. Lasciate mi piace. Iron Valiant in Didi. Irtacchino e Spatra. Meoscarada, Zoroark. E Armor Rouge. Queste sono le partite che voi adorate e che io un po' meno. Queste sono le partite che voi adorate e che io decisamente un po' meno. Più che altro c'è anche Zoroark. Modello di tua madre. Questa non è bella. Più che altro perché in Best of One sono molti Pokémon da Zoroark, Alolan Valiant che imparano della roba stupida e che quindi ti puoi aspettare veramente di tutto. Indubbiamente questo per voi sarà un team che sarà, sì, divertente. Può esserci Zoroark, ragazzi. Può esserci Zoroark. Vediamo se lui terra cristallizza Herb Armor Rouge e si prende l'Hurricane. Buono. Speriamo che però se lo pigli dopo. Allora, intanto il fatto che sia entrata Frana per noi non è male. Eccolo lì. Sotto il guscio, chiaro. Chiaro. Però tentenni, bucaiolo. Mi dispiace, tesoro. Mi dispiace tanto.
Mi dispiace tantissimo. Mamma mia, quanto mi dispiace che tu abbia tentennato. Mamma mia, quanto mi dispiace che tu non abbia potuto fare la mossa erba sul mio dreadnought. Debole 4 per erba. Mamma mia, quanto mi dispiace. Quanto mi dispiace. Sono veramente affranto. Sono veramente distrutto. Sono delaniato. Mi sto consumando. Delaniato è il modo di essere dilaniati, ma in livornese. Mi sto veramente consumando tutto. Mamma mia, che dispiace. Frana, mossa migliore del BGC, ragazzi. Sempre stato e sempre lo sarà. Però te lo meriti, perché tu vai a giro con Zoroark, vai a giro con Solti il Guscio, vai a giro con Espatra. A Giappone! E7P in flinch. Mi spiace. Non avrebbe qui tirato Frana, il nostro supereroe palafino. Capito? Non l'avrebbe tirata Frana. Dreadnought sì. Vieni, vieni, amico mio. Cosa abbiamo? Era Steel. Peccato. Io vi dirò. Potrei fare... Io penso che andrò di forza brutale qui. Vai, Dreadnought! Vai, Dreadnought! Spaga tutto! Qui ci starebbe anche Ice Spinner. Però se faccio Ice Spinner più Hurricane o più Idropompa, lui mi regge tutto. Attenzione, Protect. Avrei pensato Protect di Espatra. Espatra non impara Trick Room, vero? Ah, ok. Giorno di sole. Mamma mia. Li trovo tutti io, na 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 na. Te li trovo tutti io, na 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 le, na 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 le, na 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 le. Te li trovo tutti io, forza padale. Siamo Golden, qua. E ora Voltighiaccio, sì, a questo punto sì. Starebbe bene anche sul pollaccione, ma la faccio comunque di qua, ragazzi, perché se il pollaccione protegge... E già, come potete vedere, questa fa male. Quindi rinunciamo a fare danno. Giorno di sole, ragazzi. Non ho perché giustamente gioco Rain, quindi giorno di sole. Schermo luce. Schermo lucente. Attenzione. Allora, Arpollo è a più 2 speed. Noi siamo sotto Tailwind. Quindi se io ributto il Pelipper, e fa Frana, siamo contenti. Ci sta anche Make It Rain qui, ma voglio sfruttare Goldengo dopo, perché se lui ha Iron Valiant dietro, Goldengo mi serve dopo. Ci stava anche Liquidation, essere onesti, ma prima mi tolgo il problema Espatra, prima sto proprio fisicamente, quindi andiamo a predictare un Follow Me, tesorino, e andiamo di spread. Se avesse tirato la mossa erba turno 1, ragazzi, probabilmente non saremmo stati qua a raccontarla. Oddio, no, non saremmo stati comunque messi malerrimo, però... Carica Quark. Velocità. Io vi dico. Il tifoncello. Secondo me lui ci supera in velocità, però. Va bene così. Se fa Protect di Indeedee, si prende Hurricane a 60 in difesa speciale. Seconda win, mamma mia, siamo fortissimi. Andiamo avanti. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Fluttermane, Drifling, Manilip, Sorci e ancora Indeedee Armor Rouge.
Allora. Solo con Ice Spinner non sono neanche male, ti dico la verità. Devo stare attento a Drifblim, che se mi fa in D di Drifblim, chiaramente sto sotto. Uldengo mi sembra imprescindibile. E anche Bax. Si riporta gli stessi 4 di prima nello stesso ordine, perché più o meno l'approccio che dobbiamo avere è quasi lo stesso, però chiaramente qui la partita sarà molto diversa. Vediamo. Se non l'avete ancora fatto, lasciate mi piace. Ok. Lui che fa? Trick Room. Giovannone qui, che fa? Mette Trick Room. Avendo un Drifblim straveloce. Sarebbe una bella puttanata. Sarebbe decisamente una bella puttanata. Noi si va di Protect e si prova a mettere Tailwind, perché poi sai, bisogna vedere lui cosa combina. Secondo me è Will-O-Wisp. Ma cosa succede precisamente il sabato mattina? Cioè, si aprono le gabbie? Eh? Il sabato mattina, che cazzo succede? Questa gli fa una sega, gli fa. Proviamo a sfruttarci Bax per fargli gelo lancia, questo balordo. Cioè andava bene tutto, ragazzi. Andava veramente bene qualsiasi cosa. Ora, noi sotto Tailwind e con la velocità raddoppiata per la Rain, avendo noi 107 di base, si attacca per primi. Non c'è cazzi. E questa lui la dovrebbe sentire. Siamo anche Life Orb. Buono, tiraggio in Didi va sempre bene. Ci vuole pazienza, ragazzi. Ci vuole tanta pazienza. Baxcalibur, c'è un video nelle tue mani, non una partita, un video. Comunque allucinante. Hanno aperto le gabbie, ragazzi. Hanno aperto le gabbie. Dai, vedete, questo se ora fa Baton Pass su Anile è per finita, eh. Ti prego, Bax. Cioè, a saperlo, io turno 1 lo targhetto. A saperlo, no? Dalla... Lui tenta la doppia, io provo ad andare doppio lì. Dai, Dreadno. Dai, Dreadno. Dai, Dreadno. Scoppiamelo. Scoppiamelo. Il palloncino. Scoppiamelo. Niente sostituto. Niente sostituto. Dai, Bax. Dai, Bax. Yes. Le vostre strategie di merda che mi fanno sudare. So di tacchino per questa...
per questa roba qua, per il Battlespot, io devo sapere di tacchino, capito? Ma che... ma siete dei folli, siete, ma cosa state dicendo? Ma vergognate. Vergognate. Vergogna. Questo io ve lo garantisco, questo voleva far sub, raga. Questo voleva far sub. Questo voleva far sub. Still. Io ti ho protezione dei sorci. Vai Dread, no? Quanto vi ha fatto godere Dreadno in questo terzo game? Ho liberato un drop in difesa che non serve, perché sarebbe venuto giù lo stesso, ma per, come dire, pisciare proprio sul territorio, eh? Quanto vi ha fatto godere? Me lo scrivete qua sotto nei commenti. Da 1 a 10, comincio io, 12. Grazie. Sì, la gente vede le cifre, dice, ma che cazzo? Ah, è finita la rain? Allora possiamo rimettere? Ah, ma hai preso 4-0? Allora, ragazzi, partite. Pam pam pam. Se ne fa un'altra. Quarto match. Vespa, Mazzuran. Bello sto team. Andiamo avanti. Soto, sei tu? Bene, ragazzi. Stamani è Rain verso Indidi d'Armor Rouge Infinity War. Allora, contro a Soto. Che famo che lui c'ha? Annihilate Scarf. Potenzialmente, se fa Indidi Annihilate, si potrebbe fare così per fare lo spinnerone. Poi peli per dietro non è male. E poi uno fra Bux e Cheesy Boy. Direi più Cheesy Boy. È altrettanto vero che anche Gianni Morandi non fa male, perché non siamo messi bene di, onestamente, proprio per un cazzo di matchup. Perché se lui fa King Gambit, noi abbiamo bisogno di Morandi. Però portare Gianni Morandi sotto qui è abbastanza proibitivo. Poi, ragazzi, dipende anche chi c'è dall'altra parte. Cioè, ci fosse Soto, lo porterei, perché lui porterebbe King Gambit. Magari quest'altro non porta King Gambit perché vede Iron Hands, sbagliando, faccio per dire. Palestrina, Indidi a Terin. Noi siamo sera buio. Io non mi ricordo se il team di Soto c'ha Protect o meno su Indidi. E me lo dovrei ricordare, perché ci ho giocato, mi sembra, contro... mi sembra Indidi non ha Protect. Bom, vai nanna. Lui o mette Trick Room con Atterin o mette il campo psico. O mette la Trick Room, o mi fa psichico e mi ammazza Mausi. Io penso che metta Trick Room, ovviamente.
In difesa speciale si fa un po' cacare, eh? Vi dico la verità. E anche la terra buio non è che mi fa impazzire, mo. Ho delle alternative. No, King Gambit. Si butta King Gambit e GG. Benissimo. Perché è il Pokémon che mi assorbe la spora e mi fronteggia bene Goldengo, che ho appena buttato in campo. Vi ripeto, è quello che vi dicevo in team preview. Se porta King Gambit è una zolfa. Se porta un altro Pokémon è un'altra. Ora siamo abbastanza messi male. Anche perché io ho terra cristallizzato Among Us, quindi non posso terra cristallizzare Goldengo per perdere la tipologia. E appunto, essendo Sefeti, noi non lo andiamo neanche a reindirizzare. Quanto siamo bulky, però? Raga, ci dobbiamo giocare tutta una partita sul reggere. Intanto facciamo una doppia Protect terrificante, ma che ci installa un turno di Trick Room. E del resto, se non avessi terra cristallizzato buio, lui e Life Orb mi avrebbe killato con le sue manine. Il problema è che fa anche Dazzinglim, e io Dazzinglim più Genofendente non lo reggo. Città di Among Us 31. Proviamo a sfera pollinarci. Cioè, guardate che danni, raga. E meno male ha clittato Goldengo. Se avesse clittato Among Us, noi qui siamo max PS. Speriamo di reggere Genufendente, ma. Vabbè, lui era amore di Life Orb, quantomeno. Il problema poi sarà... Questo c'ha anche Torkoal dietro, capì? Andiamo di doppia Protect, che lui ributta dentro forse Indidi. E quindi avere il Make It Rain dopo fa comodo. Make It Rain Pollen Puff. Venendo fuori una bella partita, quantomeno.
Esatto, quindi ti deve dormire. Sto ragionando se mi conviene fare congiura. Perché se io mi faccio self pollen puff, io tanto poi non riesco a farmene un altro. Mi conviene a questo punto killare Indeedee. Così che vinco la Weather War. Quantomeno. Se lui ha Torkoal, c'ha King Gambit Torkoal, io poi c'ho Pelipper per Dread, no? E allora le cose cambiano. Tanto vi torna, ragazzi, che se io mi faccio self Sperapolline su Goldengo, recupero 50. Vado a 75 compreso il recupero di avanzi. Comunque sono in range di Genufendente. Sucker Punch non me lo può fare, ma... Buono, abbiamo fatto benissimo. Abbiamo fatto benissimo. E lui non ha ancora terra cristallizzato. Uno è fire, uno è buio, quindi non ci cambia niente. Uno è fire, uno è buio. Torkoal non ha protect. King Gambit manco. Sarei per danneggiare più che posso. Per danneggiare più che posso Torkoal. Così lo portiamo in range di un Hurricane senza dover rischiare idrocompa. Qui ci poteva stare anche lo switch in di Pelipper. Però se lui mi avesse predictato e fatto Genufendente nella slot di Among Us, non sarebbe stato ottimo per noi. Allora, qui secondo me lui va di terra buio. Noi siamo modest su questo Pelipper. I ragazzi mi hanno anche fornito... Sì, lo siamo. Diciamo, perché proteggi Dreadnought? Perché io fossi in lui andrei di... Genufendente... Ma vaffanculo. E rivaffanculo, perché ho paura che Hurricane non basti. L'importante è non dropparlo. Bella. Signori, ci portiamo a casa questa partita di qualità. Perché il team di Len, il team di Soto, è sempre difficile da affrontare. Chiaro, se pilotato da Soto è anche peggio. Ma qui abbiamo giocato molto bene. E lo abbiamo anche detto più e più volte, quindi... Quello che volevamo fare durante la partita, quindi mi è piaciuto anche proprio come è venuto bene fuori il video. Signori, io vi saluto. Vi ringrazio. 4 partite dalla Fulminia alla Ragionata. C'è tutto il campionario del DGC Series 2. Vi ricordo al primo commento qua sotto trovate il link per andare su Pumpling ed usufruire del codice sconto Pardini e della promo per quanto concerne le felpe. 2 felpe a 30 euro, quindi con 30 euro vi prendete 2 felpe, codice sconto Pardini e calzini. Io vi aspetto oggi alle ore 18 e aspettatevi cosine nuove da questo canale morente. Va bene, che oltre alla PTC
Domani abbiamo alle ore 11 PTC Tuesday su Multiplayer, alle 14 facciamo Zelda e alle 18 risiamo in Battlespot. Mercoledì c'è la PTC, giovedì vorrei riprendere Hogwarts Legacy anche. Ci vediamo, ciao a tutti ragazzi, vi aspetto, non dimenticate il mi piace, l'iscrizione e il commento qua sotto. Quanto fa male? Non lo so, ditemelo voi.